Grazie signor Presidente. Devo dire che come al solito c'è del metodo, nel senso che non è che le cose accadono per caso. In questo decreto noi abbiamo visto, e in questa vicenda signor Presidente, abbiamo visto all'apice l'incompetenza, l'inconcludenza, ma anche la presunzione che spesso si attaglia all'ignoranza. Lei è napoletano, io ho molto sangue napoletano e lei sa che normalmente il ciuccio è presuntuoso, come si dice dalle sue parti che sono un po' anche le mie. Ebbene, noi siamo partiti con una tragedia che ha avuto una dimensione non soltanto nazionale ma internazionale, qualcosa che ha toccato il cuore e l'anima del nostro paese, un numero di vittime in una giornata semifestiva improvvise che hanno stravolto il nostro vivere civile. E dopo quella tragedia questo governo ha annunciato che tutto sarebbe successo subito, che il ponte sarebbe stato ricostruito, che le concessioni sarebbero state revocate, che il commissario sarebbe stato nominato immediatamente, e niente di tutto questo è successo. Signor Presidente, concluda, Scalfarotto. Non siamo riusciti neanche a discutere del decreto prima che passassero 4 ore di tempo nelle quali questo Parlamento è rimasto immobile perché non c'era nessun accordo. Questo emendamento è un emendamento fondamentale. Devi concludere, Scalfarotto. È un emendamento fondamentale. E il fatto che non si accetti il semplice accantonamento di questo emendamento non è altro che la conclusione degna di una tragedia sulla quale avete messo la fine. Grazie. Deputata Serracchiani, prego. Giacomelli. Grazie Presidente. Ma noi siamo abbastanza costernati di questo.